d'amore, ma che si intreccia con la storia del nostro tempo. Lucia Basso ci parla di un musical attualmente in preparazione nel Messinese. Un inno alla pace, alla famiglia, alla libertà e all'amore. Sul palco del Teatro Rosso di San Secondo di Capodorlando si prova Frediana, un musical ideato e scritto dopo l'attacco alle Torri Gemelle e l'inizio della guerra in Iraq. È in questo periodo che si inserisce la storia di Frediana, una ragazza statunitense, e del soldato Patrizio, che va a combattere a Baghdad. Un intrecciarsi di fantasia e realtà con attori che interpretano Bush, il Papa, Colin Powell e Kofi Annan. Ho deciso di far cantare i discorsi che hanno realmente detto ai personaggi veri, e quindi per me questo è stato il momento più difficile, mettere in musica i discorsi veri che hanno fatto Bush, Giovanni Paolo II. E quanto mai attuale il messaggio che vuole lanciare Frediana? Sì, soprattutto in riferimento agli avvenimenti di questi ultimi giorni. Ricordiamo infatti la liberazione di Giuliana Sgrena e purtroppo anche la morte di Nicola Callipari. Questo fa pensare che la pace e la fratellanza sono indispensabili. Per la rappresentazione di Frediana sono state coinvolte 16 ballerine delle tre scuole di danza di Capodorlando, oltre a 13 cantanti ed attori di molti paesi dei Nebrodi. La regia è di Cono Messina e la direzione artistica di Patrizia Galipò. Ciascuno di noi lavora del tutto gratuitamente, proprio per il piacere e per l'esigenza personale di trasmettere questo messaggio. Il musical è stato anche inciso su disco, il debutto il 5 maggio a Capodorlando.